Le sfide dell'edilizia del futuro. Venerdì 1 aprile siamo ad Aosta al convegno di Infoprogetto organizzato da Action Group Editore. Più di 100 tra architetti e geometri hanno partecipato, molte anche le aziende presenti. Andiamo a vedere il servizio che abbiamo realizzato. Le sfide sono enormi perché tutta l'impiantistica sportiva oggi in Italia è veramente a un livello terrificante per quanto riguarda soprattutto l'efficientamento energetico, quindi tutti gli impianti sportivi oggi consumano veramente una quantità di energia spropositata e molto spesso non hanno reddito, quindi la tendenza è che gli impianti sportivi piano piano stanno chiudendo un po' in tutte le regioni d'Italia. Non esiste neanche una differenza tra nord, centro e sud, ma è veramente una situazione generalizzata. Noi come associazione impianti sportivi da circa 3 anni ci stiamo dando da fare per sensibilizzare più che altro tutta l'amministrazione pubblica piuttosto che i gestori degli impianti sportivi sulle attività che si possono fare, che sono da un punto di vista progettuale portare gli impianti sportivi a consumare tendenzialmente vicino allo zero, quindi con l'efficientamento energetico oggi si può fare questo. E da un punto di vista invece di attività imprenditoriale, portare gli impianti sportivi a produrre del reddito, e anche questo si può fare cambiando un po' le regole del gioco. In che modo, per esempio? Ma gli impianti sportivi vecchio, il vecchio modo di pensare agli impianti sportivi è sempre stato quello di costruire un impianto sportivo molto spesso monotematico. Quindi facciamo un palazzetto dello sport per giocare a pallavolo perché la squadra andava in Serie B. Facciamo un palazzetto per giocare a pallacanestro, facciamo una piscina dedicata esclusivamente ai corsi di nuoto. È chiaro che tutte queste attività rimangono poi monotematiche, quindi il palazzetto dello sport costruito per giocare a pallavolo probabilmente non può essere utilizzato per fare un incontro di box, non può essere utilizzato per fare degli spettacoli teatrali, per altre attività che invece porterebbero del reddito. Oggi un impianto sportivo deve lavorare 7 giorni su 7, dalla mattina alla sera, quindi essere veramente polivalente. E si inizia a vedere un po' di riscontro da una sensibilizzazione che è iniziata ad operare, quindi in teoria tutti sono d'accordo, piano piano si sta cercando di fare qualche cosa. Uno degli aspetti problematici ovviamente come sempre è quello di trovare i denari sufficienti a fare interventi, ma anche qui devo dire grazie alla nostra associazione siamo riusciti a trovare dei canali di finanziamento e quindi adesso piano piano si stanno iniziando a fare dei nuovi impianti sportivi, riuscendo a realizzarli con efficientamento energetico, quindi consumi energetici vicino allo zero e con un'attività estremamente polivalente, quindi facendoli lavorare sempre.